Camminare per la dignità, ascoltare, sognare, agire, questo è il tema della 10ª giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone. Oggi appunto 8 febbraio, una giornata istituita nel 2015 dal Pontefice, da Papa Francesco, in occasione della festa di Santa Bachita. La suora sudanese, lo abbiamo ascoltato nelle parole di Fra Italo, vittima di tratta e simbolo universale dell'impegno della Chiesa contro questo fenomeno. Eccola qui l'immagine di Santa Bachita. Vogliamo parlarne questa mattina con Marion Paparella dell'Ufficio Internazionale Talita Kum. Buongiorno Marion, benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, una giornata importante quella di oggi per riflettere su un tema di grande attualità, la tratta, una piaga che esiste e in mezzo a noi, ma purtroppo a volte è invisibile. Sì, infatti, la tratta è un problema complesso. È invisibile anche perché a volte non lo vogliamo riconoscere. Io sono stata molto colpita da mi ricordo in novembre 2022, dove ci sono state 3 donne uccise a Prati, e una delle cose che è uscita è che 2 di queste donne forse eravano vittime della tratta e non conoscevamo il loro nome. E quindi questo vuol dire che a volte anche noi non vogliamo vedere le persone accanto a noi. Loro sono state uccise in un palazzo dove c'erano tantissime persone che passavano. E quindi quello che vogliamo fare con questa settimana è come rendere questo fenomeno invisibile, visibile, e come anche chiamare le persone a voler vedere che questo fenomeno si passa in tutto il mondo e anche può capitare vicino a noi. Sono migliaia le persone che in tutto il mondo si stanno riunendo, si sono riunite e si riuniranno per riflettere, pregare e condividere anche la propria esperienza di impegno per questo fenomeno che non riguarda solamente l'Africa o l'Europa, ma coinvolge davvero tutto il globo. Parleremo poi anche delle iniziative che sono state approntate per questa giornata e che a Roma in maniera specifica coinvolgono più persone, più parrocchie, ma lo diremo tra qualche istante. Adesso ci vogliamo concentrare, Marion, sull'aumentare la consapevolezza di questo fenomeno, appunto, e la domanda sorge d'obbligo: come si può fare? Allora, prima innanzitutto penso che questo tema ci può aiutare anche a pensare su come aumentare la consapevolezza. Camminare per la dignità, ascoltare le realtà del mondo, le tendenze che vediamo, politiche, economiche, sociologiche, sognare insieme di un mondo nuovo e poi camminare, agire insieme. E quindi questo noi lo facciamo, un modo che lo facciamo a Talita Kum è formare i giovani e lasciare lo spazio a loro per essere protagonisti, perché vediamo che nel mondo i giovani sono a rischio di diventare vittime, perché anche loro sognano di un mondo migliore. E quindi questo vuol dire che sono più a rischio. Quindi come formare le persone, come lasciare lo spazio per loro per diventare protagonisti, e poi loro possono anche parlare con gli altri nella loro comunità e si sentono di parlare della tratta, e così si può fare più sensibilizzazione in un modo giusto. Quindi appunto partire proprio dai giovani, hai detto bene Marion, formare i giovani, questo è fondamentale. A proposito di formazione, lanciamo uno sguardo sugli eventi che stanno caratterizzando questa settimana. Oggi è la giornata centrale, ma è stata una settimana di preghiera e di riflessione. Infatti ci siamo incontrati, abbiamo cominciato insieme sabato, 50 giovani che sono venuti da tutto il mondo a Roma, e abbiamo cominciato proprio ascoltandoci, incontrandoci, e poi ci siamo trovati all'Angelus con il Papa che ci ha chiamato, e abbiamo preso questa opportunità per sensibilizzare anche le persone accanto a noi. Un giorno importante anche di questa settimana è stato martedì, dove abbiamo organizzato un flash mob davanti a Santa Maria in Trastevere alle 4 martedì, e poi abbiamo fatto una veglia di preghiera tutto insieme, perché così chiamiamo all'azione in un modo creativo e poi ci troviamo per pregare per la fine della tratta di persone. Ieri siamo andati all'udienza con il Papa.
E oggi abbiamo, diciamo, il giorno finale, l'8 febbraio, la festa di Santa Bachita, dove abbiamo un pellegrinaggio online dalle 9:30 alle 4:30 con un blocco centrale dove i giovani condividono anche la loro esperienza di questa settimana e chiamiamo tutte le persone a agire contro la tratta di persone, perché è insieme che possiamo combatterlo meglio, questo fenomeno. Mi colpisce, è una curiosità ovviamente, l'espressione pellegrinaggio Sì, online è vero. molto interessante. Puoi spiegarci un po' più nel dettaglio di cosa si tratta? Sì, certo. Allora, l'idea è camminare per la dignità, no? Per la dignità, come possiamo camminare insieme? Quindi è partito da questo, l'idea del pellegrinaggio online. Come possiamo camminare insieme? E online perché così mostriamo tutti i continenti quello che si fa nelle realtà del mondo contro la tratta di persone. Quindi è una camminata di meditazione, di preghiera. Dalle 9:30 cominciamo con le Seania, vediamo che si fa nel mondo. Abbiamo delle preghiere anche di diverse religioni per pregare per la fine della tratta di persone e poi finiamo con la preghiera finale alle 16:30. Quindi è questa meditazione per vedere le realtà del mondo, ma non soltanto la sofferenza, ma anche che si sta facendo e come noi, facendo questo pellegrinaggio online, possiamo anche diventare protagonisti contro la tratta di persone. Marion, in conclusione, l'espressione Talita Cum definisce proprio l'identità e la missione della vostra rete globale che riunisce più di 6.000 suore cattoliche, collaboratori e amici. Nelle immagini che ci ha regalato la nostra regia abbiamo anche visto appunto alcuni volti di questa importante rete. E allora, spiegaci qual è la missione di Talita Cum. La missione di Talita Cum è di porre fine alla tratta di persone. E la questione è come lo facciamo. L'espressione Talita Cum viene del Vangelo, quando Gesù dice alla ragazza che era morta, alzati, Talita Cum. E questa è anche l'idea che Gesù ci dice a noi per chiamarsi all'azione, ma dice anche alle persone che sono vittime, che sono sopravvissute della tratta, alzatevi, siamo qui, possiamo camminare insieme per la dignità e insieme possiamo uscire di questo fenomeno e possiamo agire per un mondo migliore. E questa è la missione di Talita Cum, è camminare sempre insieme e alzarsi insieme. L'ultimissima domanda, perché dobbiamo andare in pubblicità, la vorrei rifare rimandandoci a Santa Bachita, che è la santa che festeggiamo oggi e che, diciamo, in qualche maniera è anche la patrona di questo impegno universale. L'impegno che viene dalla vita della santa, qual è, Marion? Santa Bachita è una figura molto bella, molto importante, vale la pena di vedere un po' la sua storia, però penso che lei ci chiama a rendersi conto che dopo la sofferenza c'è la possibilità di avere una gioia profonda che viene da Dio e che ci aiuta a essere insieme e a continuare a camminare sempre. A non stare nella disperazione, non stare nella sofferenza, ma poter andare avanti. E grazie, Bene. questo è un bellissimo insegnamento, un esempio di vita. Grazie a tutta Talita Cum, grazie anche al nostro gancio Alessandra e grazie a Marion Paparella, appunto dell'Ufficio Internazionale, per essere stata con noi oggi. Buon pellegrinaggio online perché inizierà alle 9:30 tra pochissimo e noi vi accompagneremo con la preghiera, Marion. Grazie mille. Ciao. Ricordiamo anche il sito internet, Paola, visto che ci siamo, www.prayagainsttrafficking.net. Ovviamente è il sito internet attraverso il quale poter assistere e partecipare anche all'evento che ci diceva Marion, questo pellegrinaggio online che coprirà tutti i continenti, ma che ovviamente avrà anche diverse declinazioni idiomatiche, inglese, spagnolo, portoghese, francese e italiano, dunque un po' tutte le.
le lingue che sono parlate nel mondo. Insomma, ovviamente poi ce ne sono tante e tante altre che purtroppo non sono citate, ma in qualche maniera vengono riassunte nel grande calderone dell'inglese, potremmo dire così. Allora, noi adesso ci fermiamo per la pubblicità, facciamo qualche minuto di pausa e poi ancora insieme.